Allora, ci terrei a fare una dichiarazione pubblica che mi riguarda. Allora, ho deciso di ritirarmi dal mondo del cosplay e dal mondo del doppiaggio. Diciamo che io non è, e anche dai social e come cantautore. Ovviamente questo che dico avrà delle conseguenze, cioè nel senso, per quanto riguarda il mondo del cosplay, continuerò a portare comunque il mio cosplay al Comic Con e a Lucca Comics quest'anno, poi non ne porterò altri. Al Comic Con porterò un nuovo cosplay che non ho mai portato prima, che comprerò lì. Porterò anche l'uomo dalla maschera bianca che ho portato a Lucca al Comico gli anni scorsi, 2 anni fa, e anzi nel 2019, pardon. Ci tenevo a dirvi questo. Quindi, per quanto riguarda i social, diciamo che io già da aprile dell'anno scorso ho cominciato ad apparire meno sui social. Se voi fate caso, a parte qualche rarissima eccezione, io su Instagram per esempio pubblico molti meno post. Facebook ogni tanto pubblico post, ma commento quello che accade. Il mio blog invece continuerà a essere utilizzato, ma molto molto più sporadicamente, dato che comunque parte un lavoro, quindi continuerò a usarlo giusto perché è lavoro. Per quanto riguarda YouTube vale la stessa cosa, però dato che comunque qui solo diciamo che è attivata la monetizzazione non sul canale, ma su un video del canale. Quindi diciamo che io rimarrà attivo questo canale, ma pubblicherò soltanto video ogni paio di mesi, ma mi dedicherò principalmente all'attività di arrangiatore, di pianista, insomma arrangerò dei pezzi che suonerò sempre col mio orecchio relativo. E poi ora ci saranno anche dei video tributi che caricherò tra pochissimo su due grandi doppiatori come Monica Bonetto e Tonino Accolla. Diciamo che anche per motivi di salute prendo questa decisione. Poi ho ricoperto fino ad oggi un ruolo, diciamo, abbastanza delicato che non credo che ricoprirò più, perché comunque mi fa correre dei rischi, insomma, è un ruolo molto delicato, insomma, è molto, diciamo, anche rischioso sotto tutti i punti di vista, quindi per ora non lo porterò più avanti, non vi posso dire di cosa si tratta e non credo che lo porterò avanti in futuro, a parte entro rarissime eccezioni. E ci tenevo a dirvi questo. E vabbè, TikTok lo userò sempre una volta ogni paio d'anni, non lo uso mai. Instagram pure. Diciamo che le mie attività su questo canale, oltre ai video, saranno tipo 2 o 3 volte l'anno, se interverrò, diciamo, ai Global Strike, come continuerò a fare, perché si tratta, insomma, di tematiche importanti che io ho sempre portato avanti come attivista, mi ci sono sempre battuto. Se ci sarà magari qualche attività in Extinction Rebellion la porterò avanti, ma non credo di intervenire, non reagisco più nelle retrovie. Ci tenevo a dirvi questo, insomma, a presto. Grazie per avermi sempre portato.